Eccoci amici, bentornati in questo nuovo video di Sempre Zanotto. Sei solo Babi? Ciao, appendo il muro, ciao, appendo allora, il muro. Allora, seguimi. Questo video durerà meno di 10 minuti. Aspetta, io alla fine ti faccio prendere un premio, che so come si prende, però te lo faccio prendere alla fine perché ora ci succede questo. Boh, cominciamo a sederci. Guarda, clicca su questa cosa delle camere e guarda, se mi vedi, devi dire subito no, con la camera qui. Posso anche no. Ho visto? Eccoti, non sei quello. Guarda qua, guarda, io sono un elemento, ti vedo. Oh, hello! Io devo trovare. Che è successo? Ma che hai fatto la lista? 10. Hello! Ti ho visto, hello. Togli la mano. Non puoi esplorare. Sì, esploro un po'. Non fare la benzina. Non cliccare. Ma sì, in benzina c'è l'affondamento, come se fosse liquido. No, dà tutto fuoco. Dà tutto a fuoco. Questo chi è costui? È un manichino. Ancora. Io ti sto vedendo, mi fa tirare via soltanto se premi le telecamere, mi vede e dice no. Ma questa è una sala giochi. Questa è la sala delle teste. Questo è un labirinto però. Da ogni stanza c'è da un'altra stanza, è vero labirinto. Ah, ho capito dove sei andato, questa è la sala giochi. Quindi tu sei qua. E sei bloccato vicino al muro, sti imbeci. Ah, c'è la porta. Maledetto! Ti ho visto però! Un'altra sala giochi, ma da qui si esce? Da qui si esce, no? No! No! Ah, sono tornato all'ingresso, allora ho fatto tutto il giro! No, ci sono due! Maledetto due! Siediti! Qua non si può andare, che c'è scritto? È prove balle! Ma che fai? Ma cambi, si è buggato, non va avanti! Ecco, c'è bloccato! Mi volevi chiudere la porta, fratello. Allora, secondo me, guarda come scappo, che velocità, incredibile. Io non so della sala, come faccio a vedere le camere sono un po' della sala? No, lo puoi vedere, guarda, da qui sotto. Ok.
Allo? Allo? Bloccato, buggato, legato. Però non hai preso le telecamere. Questo è il bagno? No, qui sono in ufficio. Io dormo in ufficio. Sei tornato nell'ufficio. C'è tanto freddo, vada a distrarre. Quanto vado a distrarre? Non so manco dove sta. Io so dove sono, devi controllare le telecamere. Ho trovato pure l'uscita nel film. Non so nessuno. Lo sai dove sono? No. Eccolo. Eccoti. Allo. Ti ho visto. Eccolo, allo. Quanto freddo è qua. Io non lo vedo. Io spaventato. Ti sei mosso! E qui sei il palco. È tornato. Salgo sul palco perché io sono una star. E la star sta sul palco. Ho detto. Non l'ha venuto sto postaccio. Che fastidio però questo. C'è una porta. Apriamola. Oh no, qui si esce. Ok. Allora. Ah, questo è il posto che non si può passare. Allora, ah no, però c'è una porta. Si apre la porta. Si può entrare qua? Oh, che cosa ho trovato? Un ripostiglio. Allora ti dico una cosa, dico anche ai ragazzi. A chi ragazzi? E quelli che ci stanno guardando. Chi se che no? Qualcuno ci guarderà? Sì, sei qua. Allora, venite nella tua idea di una cosa. Un momento che mi trovo in un nascondiglio, adesso non lo troverai mai più. Il nome! Ma porca miseria! Dai, però ti devo dire una cosa. Allo! No, quella telecamera, però dico una cosa. Dici. Questo vale per te e per tutti quanti. Ragazzi, a volte vi arrivano delle richieste di amicizia. Non ti muovere, stai qua. Le richieste di amicizia ti arrivano. Non ne accettate nessuna, perché può essere che qualcuno vi trolla. Allora, siccome mi dà un'amicizia il mio fan, il nostro fan, a me mi dispiace. Stai bene. Mi dispiace, però la declino, perché può essere che che la lunghezza un attimo e ti distrugge il profilo, come devi fare, salta la scritta, è tutto il nome, è tutto il senso. Va bene, noi controlliamo, chi è che ha acceso questo fuoco? Porca! No, va bene, noi lo controlliamo, se il nostro fuoco non accettiamo la notizia. Se no, non lo accettiamo, ma sei un amico, sei un follower, non so dire che sto convinto, come sto convinto. Come si fa? Allo! Ma veramente ti faccio un unico pezzo. Eccoti! Allo! Allo! Thank you.
ecco. Quando sono andato a fare di qua. Ma c'è scritto qualcosa, apri tu. 6 AM. Oh, finalmente! Vabbè ragazzi, giusto altri 5 minuti, andiamo a FNAF 4. The FNAF 4. The FNAF 4. Chi mi prendo io? Mangle? Non prendo il tuo. Oh, e si prende la marionetta? No, ti dico io cosa devi prendere. Come al solito devi decidere sempre. Il morso vittima. E chi è? Dove sono davanti io. Questo qui? Sì. Il bimbo. Devi prendere delle camere? Dentro la casa. Dentro la casa. Sono entrato, non c'è niente. Non c'è entrato niente. Non c'è entrato nessuno. Non c'è entrato in casa. Ok. Allora, guarda dove devi nascondere. Cappero. Guarda dove devi nascondere. Dove, dove? Ci sta una pizzeria del Fazbear che ora non ci serve. Sì. E dov'è? Non ci serve. Quando sei riuscito a sopravvivere tutti in un'altra, te lo faccio vedere dove sta. Qua devi entrare. E io scusa, metto pure a letto, fratello. Non dorme? Qua. Dov'è? Perché non sei attento. A che devo stare? Ti ho seguito. Non è vero. Ma chi ti ha detto di stare? Eccoti qua? Qua ora. Ti ho detto che ti devi infiltrare qua. Qua. Ok. La porta aperta. Quando vieni davanti chiudila. Perché io non posso aprirla. Non vale, solo quando ci sto. Perché la porta quando te ne vai via si apre da sola, che ti pensi? Aspetta, non si apre questo muro. Non ti apre l'armadio. Io ti aspetto. E controlla anche i corridoi a volte. Senti, guarda, devi fare così. Poi te ne vai subito. E a volte controlla anche la porta. Non male. Dice, l'ho chiuso perché mi sei antipatico. Non ti voglio fare entrare. Dov'è una cosa? Cosa? Hai chiuso la porta. Dai, aperta, grazie. No. Dove stai? Idiota! Chi ha chiuso la porta? Apri. Io. Richiudila. Ti ho sbattuto la porta in faccia! Oh, è rimasto con la testa della porta! Oh. Ora apro l'armadio, non si apre la finestra. Non vuoi. Non posso. L'armadio il mobile? Non, me, non si apre! La porta deve aprire perché non mi hai visto più. Ora non si apre questo armadio. Qui c'è un separé. Mi nascondo dietro. Sul letto non si mette a dormire, perché non dorme? Non te devi controllare la porta. Perché non si mette a dormire? Oh, ti ho chiuso la porta in faccia. Bam 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 bam. Stai sbattendo il muso. Bam 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 bam. Come stai? Sei nascosto l'imbecille. No, mi sono andato piano di sotto. E tu guarda che stai piangendo. Ma tu non puoi comandare il mio giocatore. Togli le mani dal mio telefono. Devi vedere il corridoio. E a volte. Questa volta non riuscirai a fermarmi. Ma male che sono fuggito nel mondo della terra. Cappero è tornato questo idiota. Io salgo sul tavolo e risalgo su alle scale. Poi faccio il giro, entro nella porta.
chiudo fuori, entro dentro, giro di qua, giro di là, un po' più in su, un po' più giù. Oddio, quello sta qui, me ne vado giù, entro qui, chiudo la porta, non ce l'ho fatta, entro qui, questa è chiusa, scendo giù, un po' su, un po' giù, e faccio il giro di qua, un'altra volta di là, allora entro di qua, ovviamente si siede il cretino, si siede quell'imbecille, si siede ovviamente. Ah, non è riuscito a entrare, si siede un'altra volta questo idiota. Perché ovviamente si deve... ti vuoi alzare, imbecille? La scala, la scala, la scala. No, se... Mannaccia la miseria. Ma alzati, imbecille! Sto giocando in prima persona. Ah. Sai una cosa? Cosa? Stai giocando in prima persona. Io gioco in prima persona, tu in seconda. Perché? Perché tu ti sei... Mi vado a giocare in seconda persona. Ma che ti frega a te, voglio giocare? Ma pure come voglio giocare, devi sindacalizzare. Ma tu ti trovi a giocare in seconda persona. Si era nascosto dietro la porta, questo infame. Io mi vado a nascondere lì cercando di non andarsi a sedere. Wow, finalmente sono riuscito a passare una volta senza sedermi, finalmente. Che cappero, salgo sul tavolo, si giro su, salgo giù, vado di qua, vado di là. Tu ti aspettavi che andavo di là, invece ti ho fregato, me ne vado di qua e ti sbatto. Chiudi! Perché non si dà la porta? Ok. Uff, perché stai piangendo questo imbecille? Guarda, sta piangendo, c'ha le lacrime agli occhi, perché? Grazie! Mi fa un po' pena, un po' pietà. Ma hai aperto la porta! Perché mi fa pena che piangi? Ti sei seduto! Mannaggia il mondo! Si è incastrato in faccia al muro. Ah! Stavolta sono riuscito a salvarmi. Sei scappato. Ancora? Perché ho tutto... Ma no, me lo sto là dietro, porco mondo! Stavo fregato di te mobile. Ciao, fratello. Amore. Ciao, voglio la libertà, voglio la libertà. Mannaggia la miseria. Ah, ma non me lo fai lo scherzo che stavi sopra, però, stavolta non ci stavi là sopra. Stavolta non ci stavi, non ci... Ah, non vedo niente, levati davanti, non vedo niente. Là. Battuto la porta in faccia, fratello? Questo si apre, questo mobile non si apre. Non sai nemmeno dove sono. Ma mi siedo un pochettino. Oh, che è questo? Sei seduto proprio dentro? Ti sei seduto nel coso. Ma si è scofanato qua dentro ora. Ok. Qui che c'è? Qualche mobile questo che apro? Questo non è la tua camera. No, fratello, questa è una camera dove io mi sono rifugiato. Ora mi vado a nascondere nella mia stanza. No, questa non è la tua stanza. Questa... Questa... Mica ti sei nascosto qualche parte, no, No, posso chiudere. Vedo le orecchie là dietro, ho visto le orecchie! Uscivano quegli orecchioni, da dietro, quel separè. Oh, ok, scoppa, si è azzeccato dentro al muro. Non puoi agire. Ma sei in casa, sei buggato. No, alzati, imbecille. L'ultima volta vado a nascondere nella mia cameretta. Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare. Chiudi. No, porca miseria. Mi chiudo in questa stanza. Chiudi. E chiudi. Ah, finalmente. Allora, per l'ultima volta andrò a nascondermi per l'ultima... Oh! No, per l'ultima volta. Le patate, le cipolle, i fagioli e l'aglio. Ma stavolta c'ho un sacco di vantaggio, potrei riuscire a chiudere la porta. Se questo imbecille non si sedeva. Ah, ce l'ho fatta. No, vai, ritornare. Che ci sta qui? Un garage. Wow. Ah, non l'avevo mai visto questo garage. Allora, però devi andare. Aspetta, fammi andare a esplorare. Questa si apre? Questa non si apre. Vediamo qui dove si va. Oh, che figata! Ma questa cosa la sapevo. Ti ho fregato, esco da dietro e mi vado a nascondere nella mia stanza e tu non mi troverai. Mi dici se sei là dietro?
oh, oh, vedo la scritta. Ciao fratello, ciao. Bam. Ops. Ti ho fregato con un doppio. Ah! È passato dentro alla porta. Non è giusto che passi dentro alla porta. Pure qua passi attraverso le porte. Ma chi sei? Un mostro che passi dalle porte? E chiudi, porca miseria, non si chiude questa porta. Mi chiude la porta in faccia solo io. Via, stavolta ti ho fregato. No! Va bene, ragazzi, mi sa che questa volta ho proprio perso. Non è perso. C'è ancora in vita. Non vale! Voglio un po' di libertà. E chiudi sta cavolo di porta, ci metti un'ora. Non mi troverai mai. Ah! Butto giù da qui. Vado a corso, corro qui. Ah, questa è la porta che portava nel garage segreto. Mi chiudo qui. No, devi, non vale. Ah, 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 ah. Non vale, devi andare nella camera. Quale camera? Nell'una di quelle camere. Che è successo? Ti sei bugato. Sei rimasto in prima persona malata. Non riesco più a salire. Tu non mi troverai mai qua. Tu lo so che ti sei messo nella mia stanza. Ti sfotto un po' da fuori, guarda. Oh, vedo la scritta, quindi stai dietro la porta? Ah! Vedevo la scritta! Vedevo la scritta! Io scappo giù, io scappo giù! E tu non mi prenderai mai! Ah, alzati, imbecille! Eh sì, questo si è seccato dal pianoforte! Alzati, imbecille! Chiudi la porta, chiudi la porta! Dove stai? Non la vedo più! Ah, ti ho chiuso la porta in faccia. Dove stai? Qui? C'è uno col coltello. Dove sta? In camera tua. Nella mia camera non ho coltello. Io vado là e gli spacco la faccia. Dove sta? Ehi, oh! Amico! Amico! Ma chi cappero sei con questo coltello in mano? Deficiente! Esci fuori da guarda, casa mia, sciocco! Ma è un'amicizia questa, guarda. Chi? Questa. E tu hai accettato? Ho declinato. Bravo. Declina. Guarda, te l'ho detto anche a te. Infatti ho declinato. Se la dà a due persone vuol dire che è un hacker. Vabbè ragazzi, io ho acceso questa glow stick. No. Per fare un po' di luce. Voglio andare solo a vedere con la glow stick come si sta nel garage giù, perché era molto buio. Il garage sta qui. Voglio illuminare un po' il garage. Eccolo qui, volevo vedere. Che figo, guarda la porta verde. Che figo. Ok, ragazzi, questo video si conclude. Aspetta, qui. Non vai a finire 30 minuti. No. Ce la puoi fare. Ma dove sta? Io non vedo più niente. Qua so. Ma sta registrando. Sta registrando, sta qua. E dove sta? Non vedo niente. Qua. E come si trasforma? Deve portare qua. Vedi? Ah, ok. Ok, ragazzi. No, papà, è tardino, 5. Dai, è tardi a papi, dai. 5. No, è tardi. Lo so che dovevo dormire, però fa niente. Si è seduto. Togli sta glow stick, idiota. Ti ho sbattuto il portone in faccia? Ti ho sbattuto la porta in faccia? Oh 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 oh. Guarda come ti frego che faccio il salto e scendo giù alle scale in un lampo! Se questo imbecille non si facesse tutte le poltrone! Ma hai detto se fosse una poltrone senza sederti! Dove stai? Ma chi ha chiuso sta porta? Idiota! Alzati, imbecille! Vediamo sei.
Mi sono un po' nascosto. Io mi sono nascosto. Madonna, ho trovato un nascondiglio mostruoso, non mi troverai mai. Spengo la glow stick, ora non mi troverai mai. Ah, sì, il passaggio segreto. Ora non mi troverai mai. No, voglio vedere. Non mi troverai mai. No, che super nascondiglio, che figo. Sei nel passaggio segreto, ma non mi ricordo dove sta il passaggio segreto. E non mi troverai mai. Ho spento anche la glow stick. Ora spengo pure la torcia. Nel garage. È solo così puoi giocare tu. Nel passaggio segreto. A parte che si è alzato, si è azzeccato qua sotto. Ma che è successo? Si è buggato, fratello, non esce più qua sotto. Si è buggato, non esce più. E ho messo crawl. Non è difficile mettere crawl. Vediamo. Ok. Vediamo chi arriva prima nella stanza mia. Se questo non si siede, questo imbecille. Le patate, dove stai? Ma come stai scemo, vabbè. Ce l'ho fatta! Ma quello sta andando tutto storto a me. Vieni a trovarmi ora, Nel frattempo mi vado nella stanza mia. Non era questa. Sei dalla porta, fratello! Peccato che ti ho fregato. Quella è la camera tua, poi. Nemmeno dove stai? Ciao amico, la libertà, la. Ma che fai, apri tu chiudi, io qua rimango, che mi frega a me. Questa che macchina, mamma mia quanto è brutta questa macchina. Non sai per la porta del garage? No, si vede dall'altro lato. Entra. Ops, ti sono passato. Ah, questo è il fatto che io ti devo fregare perché devo andare qui e devo chiudere subito questa porta, sì! Ti ho chiuso il portone in faccia, ti ho sbattuto la porta sulla faccia. Guarda, non ne fai gli altri di giro giro donno. Vabbè, mi sono scosciato, va basta. No. Ti ho sbattuto la porta in faccia, fratellino! Ti ho sbattuto il portone in faccia! Mi dispiace, sei rimasto male! Sei rimasto molto male che hai chiappato la porta in faccia! Wow! Ah. Sei rimasto molto male che ti sei seduto! Il camino! Il fuoco! Che si fa col fuoco? Ancora, pure il poltrono! Che si fa col fuoco? L'ho spento! Figo, ora lo riaccendo. Così lo. Se ti levi davanti non vedo niente. Sta acceso o sta spento? O sta acceso? Sta spento. Ma stai spento, non c'è una tua. Pensavo sia un treno, no. Sta meglio. Allora, io adesso l'ho spento. Ora lo riaccendo, perfetto, è un po' freddo. E mentre tu dormi, io me ne scappo. Sì. Pezzo di cacca. Non riesci a capire dove mi sono nascosto? Ho trovato un nascondiglio super segreto di quelli che non mi troverai mai? Sì, però ora provami tu, Non vuole scappare. Ah, non deve scappare. Non lo so dove sta, alla fine gira e finisce sempre qua. Eccolo, vedo le recce che escono dietro il mobiletto. Ciao fratello, ciao. Non vale. Va bene. Ragazzi, come promesso, questo video è durato mezz'ora. Quindi se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale sempre ancora. Iscrivetevi al canale Sempre096 e metteteci un bel like. Io sono Papi. Io sono Ele.
E gli sbatto la porta in No, io fascia. sto qua. Va bene. Ciao a tutti. Ciao al prossimo video. Ciao. Ciao.